Dopo l'esperienza di Sarno sono partiti anche a Nocera Inferiore al centro di quartiere di Via Loria gli incontri settimanali dei medici dell'Agro con le mamme interessate al progetto di conoscenza pre e post parto. L'idea del dottor Carlo Montinaro è stata negli anni apprezzata e seguita con grande attenzione dalle donne del territorio. Sono tante le preoccupazioni che assillano le neomamme o quelle ragazze che rimangono incinte e vogliono saperne di più di tutto ciò che avverrà loro di lì a 9 mesi e più. Insomma, incontri importanti ai quali sempre più spesso prendono parte anche studenti delle scuole superiori dell'Agro, quelli che magari vogliono studiare medicina, diventare in futuro ginecologi o pediatri. Ecco perché gli incontri che vengono organizzati a Nocera Inferiore sono e saranno utilissimi anche per loro. E intanto tra gli argomenti che stanno riscuotendo maggiore attenzione, quello relativo alle vaccinazioni che in Italia sono sensibilmente diminuite. Le mamme, soprattutto queste mamme moderne, hanno bisogno di essere ascoltate. Quindi loro ci chiedono soprattutto il contatto col medico, e noi questo stiamo cercando di dare, proprio perché effettivamente attraverso questo continuo incontrarsi si danno anche delle certezze che oggi le mamme hanno bisogno soprattutto di essere seguite. E tra le varie domande, sì, per quanto riguarda le mamme che sono in gravidanza, sono soprattutto le varie patologie esantematiche, i vari contatti, se possono nuocere o meno al nascituro, le vaccinazioni, se ne parla tanto oggi delle vaccinazioni. Che sono in diminuzione ai noi. Sono in diminuzione, ma perché non ci sta una buona, diciamo, informazione. Quindi con la buona informazione noi possiamo dire che le vaccinazioni, giustamente, sono stato un progresso e sono una certezza per quanto riguarda la nostra salute. E questo naturalmente lo si può dire solo attraverso dei contatti, solo parlando con degli specialisti, non per sentito dire. Quindi queste mamme in questi incontri giustamente hanno anche delle nozioni di pronto soccorso. Per esempio, una cosa molto importante è la manovra di Emlich, manovre semplici ma che devono saper fare, e quindi attraverso questi contatti, attraverso questi consigli, noi aiutiamo non solo a crescere, diciamo, queste mamme, ma nello stesso tempo a fare prevenzione.